Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Ormai tutti parlano dell'errore di agosto, anche Franceschini, numero 2 o 3 del PD, parla di errore di agosto. Beh, c'è stato l'errore a febbraio-marzo, l'errore ad agosto, quindi un governo recidivo, un governo che non capisce quello che sta facendo. Non si parla di errori. Perché se si parla di errori vuol dire che si è capito di aver sbagliato. Questi non hanno capito di aver sbagliato. Continuano con lo stesso modus operandi. Significa che non sono consci di quello che stanno facendo, o meglio di quello che stanno facendo sbagliato. Questo è il problema. Non sanno quello che stanno facendo. Se no non avrebbero rifatto lo stesso errore avendo riconosciuto di averlo fatto la prima volta. L'errore di agosto, hanno chiuso il Parlamento, tutti in ferie, liberi tutti, Conte irreperibile, dove era, non si sa, i giornalisti lo cercavano registrato negli alberghi, non c'era, forse da amici, ogni tanto scriveva qualcosa da qualche parte, ma vacanza. Il Parlamento chiuso, non doveva chiudere, vi ricordate? No, con questa emergenza non chiude, chiuso il Parlamento. E quindi adesso si vuole ripetere l'errore di agosto, l'errore di Natale? E quindi anche il PD dice: attenzione, non possiamo rifare l'errore di agosto. Lo dice lo stesso governo, gli stessi appartenenti al governo. Ma che Natale sarà? Non si sa. Le regioni piano piano stanno salendo in quella triste classifica, stanno tutte entrando in zona arancione, molto in zona rossa. In zona rossa praticamente è un lockdown. I negozi sono tutti chiusi, quello è il problema. Il problema del commercio, dell'economia. Ma intanto il governo comincia a pensare al Natale. Si punta a salvare il cenone, ma tra pochi intimi, solo di primo grado, quindi genitori e figli, poi nonni, zii, cugini, fratelli e sorelle dei genitori, praticamente gli zii, niente, ognuno a casa sua. Quindi un mini cenone, praticamente una cena come ogni sera a casa. Quindi con prudenza Palazzo Chigi sta pensando ad un allentamento. Si parla del nucleo familiare più stretto. Sono 40 giorni quelli che mancano al Natale. Natale, e poi c'è la vigilia di Natale, c'è il giorno di Natale, c'è il giorno di Santo Stefano, c'è l'ultimo dell'anno, c'è il primo dell'anno, c'è l'Epifania. Guardate quanti giorni di festa ci sono, di consumismo. La vigilia, il giorno di Natale, Santo Stefano, l'ultimo dell'anno, il primo dell'anno, la Befana. Sono 6 giorni di festività. Mangereccia, eccetera, eccetera, di regali, non per tutti, ovviamente. Non tutti hanno la fortuna di poter festeggiare con parenti o amici, c'è anche chi è da solo. Mi è rimasta in mente, ho letto una notizia di un anziano solo che con la sua macchina va all'ospedale, parcheggia, viene ricoverato e muore per Covid. La macchina lì fuori rimane parcheggiata e si sommano le multe. Nonostante ci sia scritto: attenzione, la persona è deceduta. Sulla macchina c'è scritto, forse dall'ospedale l'ha scritto. Da solo è andato all'ospedale e la sua vita è finita lì. Quindi non, il Natale non sarà per tutti il Natale, quello delle luci, quelli che cantano col panettone, il pandoro, tutti i parenti, tutti. Poi viene in mente anche quell'altro film, ve lo ricordate? L'avete visto? Parenti serpenti. Ecco, no, dove c'è una riunione di famiglia, una mega riunione di Natale, con tutti i figli, mariti, mogli, figli, a casa dei nonni, no? Parenti serpenti, bellissimo quel film, bellissimo. Un film degli anni 80, uno spaccato di un'Italia che purtroppo non c'è più. Vabbè, a parte quello, e così vorrebbero prevedere un Natale. Hanno già aperto, lo chiamano il dossier dei cenoni e dei veglioni. Beh,
inquietante, eh? Già Conte che ci dice come fare il Natale, no? Ve l'ho raccontato in qualche video ieri. Conte ne ha parlato in diverse occasioni. L'idea che trapela dal governo è che con una certa prudenza e come le altre capitali europee qualche allentamento ci sarà. Si potrà cenare e pranzare insieme alla vigilia il 25, ma con pochi intimi e rispettando le regole, mascherine e distanze. E se la curva del virus si sarà finalmente appiattita, finirà il coprifuoco dalle 22 alle 5. Però, insomma, il coprifuoco dalle 22 alle 5, nelle regioni rosse c'è il coprifuoco tutto il giorno, quindi vabbè. Conte soffre per questo Natale, Kill me soffre, no? Come c'era una canzone di Leone di Lernia. Vabbè, il DPCM potrà contenere una raccomandazione sul numero massimo di persone a tavola, no? Aggiungi un posto a tavola, ecco, numero massimo di persone a tavola. Ma chi vengono a casa la sera di Natale a controllarvi quanti siete? Anche questa mi sembra un po' una scemenza, no? Il numero massimo di persone a tavola. O cosa, il vicino fa la spia? Guarda che qua sono arrivati in 10, ci sono anche i nipoti. È così. L'idea di decidere per decreto se gli italiani debbono festeggiare con i parenti di primo o secondo grado, Conte non lo vorrebbe considerare. Non immagina baci e abbracci, cenoni e tombolate, però una settimana fa sul Corriere si è augurato che il Natale porti un po' di serenità, no? E che l'economia potrà marciare a pieno regime. Siamo al 15 di novembre, insomma. Poi la letterina del bambino di 5 anni, no? Con la trovata dell'autocertificazione per Babbo Natale, quella letterina che sembra tanto finta, fatta da Casalino, si dice, no? No? La macchina della propaganda. Non sarà il libera tutti, perché non siamo fuori pericolo, dicono da Palazzo Chigi, ma le misure stanno iniziando a produrre i loro effetti. Beh, speriamo che queste misure producano i loro effetti. Questa Italia divisa su fasce, probabilmente, magari qualche effetto lo troverà, e quindi ci sarà forse qualche allentamento. C'è chi, i soliti virologi, no, nessun cenone, sì, cenoni, naturalmente questi virologi che ormai dicono tutto il contrario di tutto, sono realmente totalmente inaffidabili, ormai non li si considera neanche più, non si ne considera neanche più. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, siamo in Instagram, Facebook e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata, arrivederci.